Senatore Pittella, buona domenica. Buona domenica, Mario. Senatore, siamo stati buoni profeti perché la settimana scorsa ad un certo punto abbiamo parlato di Enrico Letta, che poi si è materializzato, per così dire. Ecco, partiamo proprio da questo spunto che ci viene dettato dall'attualità più fresca. Insomma, ecco, il parere del senatore Pittella. Sappiamo della grande amicizia, ci ricordiamo un bellissimo incontro a Maratea, mi pare la presentazione di un libro di Enrico Letta, se non vado errato, qualche anno fa, dove c'era appunto Enrico Letta, dove c'era anche l'onorevole Pittella all'epoca, e mi pare anche Vito De Filippo, se non vado errato. Prego, senatore Pittella. Sì, abbiamo appena votato Enrico Letta, segretario nazionale del Partito Democratico, c'è stata un'adesione fortissima. Enrico ha fatto un discorso convincente, sia sul piano politico e sia sul piano della iniziativa che il Partito Democratico deve fare per recuperare il rapporto con gli iscritti, con il territorio. E anche per sostenere in una posizione d'avanguardia il governo Draghi, sono cose che mi hanno convinto, al di là dell'amicizia che mi ha legato quando, come tu ricordi, ho sostenuto e ho coordinato la campagna per le primarie quando Enrico si candidò alla segreteria nazionale del partito. Nei confronti, nella competizione assai difficile con Veltroni, sì, ricordo anch'io quella bellissima manifestazione a Maratea con Vito De Filippo. È stata una fase bella della mia vita politica, la ricordo con gioia. Poi i rapporti si sono un po' rarefatti perché Letta ha fatto una scelta assolutamente rispettabile di guidare una delle più importanti istituzioni formative universitarie della Francia e dell'Europa, e quindi i rapporti si sono un po', diciamo, sospesi, sono stati sospesi perché c'era una diversa funzione da parte sua. Io sono convinto che farà bene, che è una personalità importante, che sicuramente sul piano del profilo politico è più vicino alle posizioni di chi sostiene che il Partito Democratico non può rimanere imbigliato in un mero accordo con i 5 Stelle e con l'EU, ma deve aprire un discorso, un confronto, un dialogo con forze riformiste, fino a giungere al perimetro che ha portato all'elezione della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Parlamento europeo. Questa è la premessa. Poi ovviamente tutto si fa, come citando un'espressione che ti piacque qualche tempo fa, mangiando il budino, cioè Certo. mettendo il nuovo segretario alla prova, e noi lo verificheremo alla prova degli atti, ma le premesse, sia in quanto a profilo che in quanto ad autorevolezza, in quanto a europeismo, in quanto a concezione di partito plurale e in quanto a difesa di quello che deve essere il Partito Democratico, cioè la casa dei riformisti. Quindi la difesa di quella scommessa che poteva invece essere messa in discussione da un'idea diversa di scompaginamento e di creazione di un nuovo polo di sinistra dissociata, distinta da un centro riformista moderato. Queste sono premesse che mi fanno pensare che il prosieguo sarà positivo, però voglio vederlo nei fatti e noi saremo attenti a valutare, a sostenere, a incoraggiare lealmente questo sforzo di Enrico Letta. Senatore, però non possiamo nasconderci che qualche punto di debolezza c'è, nel senso che
per come è avvenuto tutto, le dichiarazioni di Zingaretti, lo stesso Enrico Letta che da un punto di vista diciamo delle qualità umane, delle competenze, insomma, non ci sono dubbi, diciamo, appare davvero più un uomo delle istituzioni piuttosto che magari un segretario che deve anche un po' riscaldare il cuore delle platee. Dem che obiettivamente, ecco, tu prima parlavi di ritrovare un rapporto con no, un po' il territorio, con le sezioni. Questo, diciamolo, senatore, ormai quasi manca nel PD questo rapporto, o comunque si è molto deteriorato nel corso del tempo. Allora ti chiedo, è Enrico Letta la persona che potrà fare questo, insomma, cioè ridare nuova linfa alle sezioni di Lauria piuttosto che di Policoro, piuttosto che non lo so, di Sala Consilina, di Praia a Mare. Cioè, c'è un lavoro enorme, insomma, una ricostruzione enorme da fare. Ma sicuramente c'è un lavoro immane da fare, perché anche l'unica forza politica organizzata, diciamo l'unica forza politica vera che c'è in Italia, che è il Partito Democratico, in questi anni ha visto, diciamo, un declino del suo rapporto con gli iscritti. Anche a causa del Covid, adesso non voglio cercare giustificazioni, ma è la verità obiettiva, insomma, è un anno che non si può fare, non si fanno riunioni in presenza, è difficile, sia pure con l'aiuto delle piattaforme di Zoom e di altro, però insomma una cosa è fare le conference call, i webinar. Su queste piattaforme, una cosa è andare in un circolo, in una sezione, parlare con le persone guardandosi negli occhi, stringendosi le mani, come dire, in un rapporto diretto. È uno sforzo poderoso. Certo, Enrico, il profilo di Enrico è più un profilo da governo, tu hai ragione. E devo dire che tutto questo dimostra anche il fatto che la gestione precedente, la leadership politica precedente, che io non ho votato perché mi astenni al congresso, in quanto propendevo per una candidatura riformista a tutto tondo, che non ci fu tra Zingaretti e Martina, non ci fu una candidatura riformista, ed io con un gesto clamoroso non votai al congresso. Devo dire che uno dei frutti negativi di questa gestione è anche il fatto che non si è creata una figura in grado di guidare il partito, e si è dovuto, diciamo, chiedere ad una personalità che ha un profilo più vocato al governo di accollarsi la responsabilità sicuramente pesante di guidare il partito. Questo è giusto, è vero e dimostra come ci sia una inadempienza in chi ha guidato il partito in questi anni. Lo dico, ripeto, sempre con grande amicizia e rispetto nei confronti di Nicola Zingaretti, però insomma, il fatto che sia le modalità con cui sono avvenute le sue dimissioni, che sono molto opinabili, ripeto, gli porto rispetto e amicizia, però insomma, e sia il fatto che si chiama Letta non per svolgere un ruolo di governo, ma per svolgere un ruolo di partito, indica la cifra di una difficoltà. Ora però io la voglio guardare in positivo, nel senso che Letta si sacrifica per il bene, lui lo dice, porto il PD nel mio cuore e non mi sottraggo a questo sforzo. È un gesto, diciamo, di amore nei confronti del Partito Democratico. Vedremo come e se riuscirà a fare questa impresa, e certamente da parte mia avrà il massimo di contributo leale nella chiarezza politica, però, nella chiarezza politica, perché io, come dire, continuerò a sostenere le idee, le tesi in cui credo in maniera limpida, e mi auguro che ci sia, come penso e come
diciamo, da premessa sembra esserci, vi sia una convergenza. Ecco, senatore, io non so, forse sto sbagliando a raccontare un piccolo aneddoto, ma lo racconto davvero con molta umiltà, però può essere, diciamo, uno spunto, può essere interessante. Proprio circa un paio d'anni fa, Enrico Letta, invitato dal vescovo Orofino, venne a Francavilla a fare una conferenza e mi colpiva un fatto. Lui era così nel bar, insomma, nell'area, dove, insomma, circolavano tante persone in attesa del confronto, e notavo che le persone non si avvicinavano a lui, avevano quasi una sorta di timore reverenziale, a dimostrazione che sicuramente è una persona di grandissima qualità, però diciamo, non riesce, o in quell'occasione non riusciva a creare un rapporto umano, diciamo, con le persone. Magari un altro leader, insomma, ci sarebbe riuscito. Ecco, questo è un po' il dubbio che viene a valle di questa scelta, capendo, insomma, le difficoltà, e anche la sorpresa, perché sicuramente diciamo, la vicenda di Zingaretti, io credo che abbia davvero sorpreso. Senatore, sono in questa vicenda, si sono rientrate, o comunque, voglio dire, si sono messe in evidenza le sardine, no? Questo gruppo, non so come definirlo, questo movimento, insomma, soprattutto di giovani, ma non solo. Ecco, anche qui, senatore, un pensiero: il PD può essere l'approdo di queste nuove energie, anche se queste nuove energie, insomma, hanno abbastanza bastonato, diciamo, la classe dirigente, e, insomma, hanno detto una serie e di cose che non sono perfettamente in linea con il verbo demme, insomma. Ecco, anche qui un tuo parere. Ma figuriamoci, questo movimento è ben accetto, assolutamente. Io penso che chiunque voglia dare un contributo anche critico all'interno del Partito Democratico, vivendo l'esperienza del Partito Democratico, deve essere accolto con favore. La cosa che non mi piace sinceramente è quando si stilano le liste di proscrizione. Questo è un metodo che non fa onore a nessuno. Quando si dice questo è buono e questo è malamente, cioè, è un modo che io rigetto, è un modo manicheo di dividere in buoni e cattivi gli ex renziani. Che significa? È una categoria che non ha ragione di esistere. Gli ex, dobbiamo ragionare in termini attuali. Non in termini del passato, che significa ex renziani? Io non penso assolutamente che personalità come Marcucci, Guerini, Lotti ed altri siano manovrati dall'esterno, da Renzi. Noi siamo stati determinati e decisi nel non seguire Renzi nella sua avventura d'Italia Viva e siamo rimasti con il nostro partito, fedeli, e leali al nostro partito. Ora, che vengano le sardine o altri a dire che bisogna estirpare dal Partito Democratico il male degli ex renziani, come se poi se il Partito Democratico vive una crisi è colpa degli ex renziani, ma stiamo scherzando, il Partito Democratico se vive questa crisi la vive perché è stato sbagliato l'approccio di una idolatria di Conte, che è stato un buon presidente del Consiglio, che è una bella persona, che è una importante e autorevole personalità, ma la deificazione credo non la meriti nessuno tranne Dio, insomma, forse nemmeno a Maradona si sarebbe riservato un trattamento del genere. È chiaro che tu quando poi identifichi la tua linea con una persona e la linea va male e ti ritrovi Conte leader dei 5 Stelle e ti ritrovi nei sondaggi 5 Stelle al 22% e tu al 15%, al 16% e raccogli i cocci che hai della bottiglia che hai frantumato, ma allora il problema non è che sono gli ex renziani che non hanno fatto nulla di negativo se non quello di seguire sempre la linea del partito
in maniera assolutamente coerente nei gruppi parlamentari, negli atti parlamentari, e abbiamo espresso semmai qualche posizione critica, ma questo fa parte della democrazia, e se ci vogliono togliere anche il diritto di parola, la insegna Partito Democratico la possiamo pure abolire. Senatore, l'ultima domanda. Proprio qualche giorno fa si è tenuto un consiglio comunale a Lagonegro dove si è parlato della opportunità, insomma, ecco, tra l'altro tu ne hai parlato diffusamente, dei treni ad alta velocità, insomma, ecco, di questa progettazione che sembrerebbe anche essere molto, molto concreta. E lì, in quell'occasione, appunto, si è, insomma, chiaramente le classi dirigenti locali stanno già producendo mozioni, ordini del giorno, si parla di stazioni da riaprire in riferimento specificatamente a Lago Negro, poi vi è quel tratto, la tratta, chiedo scusa, Sicignano proprio Lago Negro, che pure si intenderebbe insomma, sviluppare, dare, insomma, ridare fiato a questo progetto che comunque non sarebbe in contrapposizione, ci mancherebbe altro. Non sarebbe in contrapposizione all'alta velocità, ecco, e c'è del movimento, forse anche qualche campanilismo, si parlava di Polla rispetto a Sala Consilina, rispetto a Sapri, insomma, ci sono delle opportunità, però forse, senatore, bisogna mettere anche un po' ordine e forse, insomma, dare il senso. Mi ha colpito ad un certo punto un intervento in cui si diceva: attenzione, guardate che l'alta velocità addirittura voleva escludere Firenze come momento di sosta del treno, quindi figuriamoci se si può immaginare che un treno ad alta velocità si possa fermare in uno dei paesi della Valle del Noce. Insomma, ecco, cioè, cosa ci puoi dire rispetto? Certo, bisogna sviluppare i ragionamenti ancora. Attenzione a infilarci nella guerra tra campanili, perché questa guerra potrebbe compromettere il Certo. progetto dell'alta velocità. Lo dico per il bene che voglio la mia comunità, io sono stato sempre contro il campanilismo esasperato, eccessivo, che mette l'uno contro l'altro. E poi sono stato vittima ingiusta, assolutamente ingiusta, di ostilità da parte di quelli di Sala Consilina che mi hanno imputato di aver voluto mantenere il tribunale a Lago Negro, poi a Lago Negro mi imputano di non essermi adeguatamente interessato. No, questa è una storia di bassissima lega, di bassissima lega. Io non vorrei che ci si infili in una nuova polemica tra Lago Negro e Polla, tra Polla e Sala Consilina, tra quello e quell'altro, e alla fine della fiera il risultato è che non si fa né la riattivazione della Sicignano-Lago Negro né l'alta velocità. A me, francamente, penso alla nostra comunità, interessi che si faccia l'alta velocità, che si continui l'alta velocità verso Reggio Calabria e che si faccia la riattivazione della Sicignano-Lago Negro. Dopodiché, dopo si fanno le stazioni a 5 metri di distanza o a 10 km di distanza, me ne frega altamente. Chiarissimo, senatore, come sempre, e noi ti ringraziamo, però ti volevamo trasferire un certo clima che inizia a toccarsi con mano qui tra la Valle del Noce, il Val Diano e anche un po' l'Alto Tirreno cosentino. Senatore, grazie, buona domenica e al prossimo fine settimana. Grazie Gianni Pittella. Grazie, 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 buona giornata, ciao. A te, ciao.